tutti e benvenuti a questo nuovo episodio di Goodnight Milano, l'approfondimento serale di Milano News dedicato alle associazioni e non solo che fanno parte della città di Milano e della città metropolitana. Potete vederlo già qui insieme a noi. Oggi continuiamo con il nostro speciale sui municipi. Abbiamo qui il presidente del municipio 8. Un saluto a Simone Zambelli. Buonasera a tutti. Allora, come va? Tutto bene? Vedevo che eri un po' incriccato con la schiena venendo qui. Ho qualche problema all'ernia del disco, ma cose okay. Che passano. Ok, allora, questi speciali sono ovviamente dedicati alla politica, anche in vista poi delle elezioni europee che ci saranno a fine maggio, se non erro, no? E a me piace subito cominciare con alcune domande così bruciapelo, no? E allora ti chiedo subito, quali sono i tre pregi e i tre difetti del Municipio 8? Allora, sicuramente un pregio del mio municipio è una cittadinanza attiva molto forte, quindi l'attivismo dei suoi cittadini, la rete di associazioni sportive, di volontariato è il più grande pregio, quindi è una cittadinanza attiva molto forte. L'altro pregio è l'aver saputo conservare delle aree verdi molto vaste e di particolare pregio, il Parco Montestella, il Parco Testori, il Parco Portello che è di nuova costruzione, il Parco di Cascina Merlata che sono altri ettari di verde che si aggiungono. Un altro pregio è ad avere una parte centrale molto bella e molto dinamica come Corso Sempione e Paolo Sarpi. Tre difetti sono che ha delle difficoltà ancora che non vedono la luce di una risistemazione, che sono l'area di Via Bolla, e quindi ha delle difficoltà per quanto riguarda i rapporti con Aler. Un altro difetto del nostro territorio è il fatto che ci sono dei punti, dei quartieri che soffrono ancora molto sul trasporto pubblico locale, su cui bisogna fare molto. Secondo me il quartiere di Trennon è un esempio che rimane un po' isolato rispetto ad altri quartieri periferici della città, non ha una linea di trasporto pubblico adeguato o quantomeno non è sufficiente. E un altro difetto che però su cui stiamo mettendo ampie mani e stiamo lavorando molto, che ha una situazione critica dell'edilizia scolastica, ma in questi anni stiamo recuperando il tempo perso. Mi ha fatto molto specie uno dei pregi che hai detto, ovvero il fatto che ci siano molte aree verdi, no? Perché io penso alle persone che vengono fuori da Milano, che quando pensano a Milano non è subito così percettibile, no? Dicono Milano, la grande metropoli, smog, strade, e invece no, invece ci sono delle aree bellissime che si può andare a vedere e in cui passare il tempo. Assolutamente, un'area bellissima dove è bello proprio passare un pomeriggio all'aperto è il Parco Montestella, la montagnetta di San Siro, è la collinetta artificiale più alta d'Italia e una delle più grandi d'Europa, 185 metri sopra il livello del mare, progettata da un architetto di straordinaria importanza che è l'architetto Bottoni, fa parte dell'esposizione dell'ottava triennale. Direi non roba da poco, ecco, diciamo così. Invece dei tre difetti, no? L'infrastruttura scolastica, l'edilizia scolastica, ecco. Quanto sotto questo aspetto, ma poi un po' sotto tutti gli aspetti, no? che può avere un municipio dal punto di vista dei problemi, no? Quanto è il municipio ad avere il potere di agire e quanto invece è soggetto alle decisioni comunque del comune? Perché a me molte volte viene da pensare comune e municipio un po' come Roma, quindi sede centrale, regioni. Non so perché, ho questa cosa in mente, no? Per cui alla fine tutte le decisioni paradossalmente devono passare in comune. Allora, purtroppo il decentramento di Milano è un decentramento incompiuto. Non voglio fare gli esempi che sarebbero impietosi delle grandi capitali europee come Parigi, dove gran parte del bilancio è gestito dai municipi urbani, ma non posso nemmeno fare il paragone con Bologna e con i loro consigli di quartiere che hanno molta più forza e competenza. Purtroppo Milano è una città che ha un decentramento incompiuto e su questo anche il centro-sinistra non ha avuto la forza di incidere come doveva e come dovrebbe sul decentramento.
Beh, comunque c'è ancora tempo, no? Ci sono ancora 2 anni, bisogna lavorare tanto. Ok. Allora, passiamo a un'altra questione che per me è molto importante personalmente, no? Comunque avere qui un presidente di municipio giovane, perché comunque sia, almeno che tu li porti benissimo, ma penso che tu sia giovane, Ho no? Perché 35 anni. quindi perfetto, no? Quando si dice che i giovani non sono esperti, quindi non bisogna dargli spazio, invece qui abbiamo un presidente di municipio di 35 anni. La mia domanda è: il tuo rapporto con chi vive in municipio 8? Hai un rapporto più istituzionale oppure hai un rapporto molto più, tra virgolette, terra terra, no? Vado in giro, signora, come sta? Tutto bene? Beh, allora, diciamo che il rapporto è buono perché sennò non mi avrebbero riconfermato nel 2016, visto che io faccio il presidente dal 2011. Complimenti, E intanto, comunque. quindi l'essere riconfermato vuol dire che c'è affetto e c'è stima. Io, diciamo, sono molto terra terra di mio, cammino per le strade, incontro alcune decine di persone tutte le settimane. Dal 2011 ad oggi è molto facile avere un incontro con me. Il mio problema è che molto spesso non riesco a incidere come vorrei, perché appunto, come dicevi tu, il nostro è un decentramento incompiuto e quindi a volte si ragiona quasi più come dei passacarte dell'amministrazione centrale. Ecco, mi hai fatto praticamente un assist perché la prossima domanda riguardava proprio il comune di Milano, no? Comunque tu sei un esponente, io tra l'altro ti sto dando del tu, dovrei Ci darti il mio mancherebbe, anche, va benissimo del tuo. esponente del centro-sinistra, di una parte, no? Del centro-sinistra, visto che Orgogliosamente comunque esponente del centro-sinistra. questo orgogliosamente da sottolineare perché ultimamente non molti lo dicono in questo tono, no? Sì. Qual è la tua opinione su questi primi anni del governo Sala a Milano? Quanto può essere migliore rispetto alla passata amministrazione con Pisapia? Dove dovrebbe migliorare? Insomma, una mappatura. Io credo, allora, il bilancio è su certe questioni molto positivo. Secondo me bisogna essere più veloci. Cioè, questa è la critica che posso fare io. Che secondo me molto spesso l'amministrazione è lenta nel dare le risposte, ma non tanto per mancanza della sua parte politica, ma perché la burocrazia, la parte tecnica sta diventando sempre più pesante. Cioè, più in questi anni più abbiamo accorciato il ruolo della politica e più si è rallentati nel dare risposte ai cittadini. Ecco, dovessi fare una critica all'amministrazione, è proprio quello. Cioè, sta mettendo in campo tante risorse, tante energie, tanti progetti importantissimi di ampio respiro, sia sulle grandi che sulle piccole cose, bisogna essere un po' più veloci. Lungi da me poi ovviamente entrare nel merito delle opinioni personali, ovviamente, no? Però molto spesso si dice che Milano sia una sorta di vera opposizione al governo centrale, no? Per mancanza magari di forza dal punto di vista del centro-sinistra a livello centrale, quindi a livello delle istituzioni, e molto spesso si sente dire che Milano, il Comune di Milano, è un modello che è alternativa al modello che il paese sta prendendo forma, diciamo, con questo nuovo governo. Ecco, qual è invece il giudizio, no? Su questi primi mesi di governo giallo-verde, così come lo si definisce? I giudizi sul governo sono assolutamente negativi, ma su quello non lo dico per questioni di affezione politica all'area del centro-sinistra. Io credo davvero che il governo giallo-verde, allora, sui temi concreti, quelli reali, non sia efficace, non sia abbastanza efficace. Uno, il tema del lavoro. Ci sono sempre meno contratti a tempo indeterminato e non si sta creando lavoro stabile e duraturo. Due, la politica di sviluppo delle aree industriali del paese è ferma. Tre, non si sta affrontando nessuno dei grandi temi che ci sono in pista oggi nel nostro campo, il tema dell'innovazione, il tema della tecnologia, il tema dell'ambiente.
il tema del futuro dei giovani. Cioè, io trovo che ci sono davvero tante questioni aperte e tante altre che non vengono affrontate. Si è sempre alla ricerca del facile consenso, alla ricerca dello slogan. Abbiamo due vicepresidenti del consiglio che passano più tempo su Facebook, nelle dirette Twitter, rispetto che al ministero o nei loro uffici, questo si sente. Ecco, torniamo dal centrale, torniamo di Sì. nuovo al municipio perché nel fuori onda stavamo parlando un po' del futuro del Palasciarpe, no? E che cosa succederà adesso? Quali sono i Allora, prossimi passi? sul Palasciarpe intanto, per chi non lo conoscesse bene, l'ex Palatrussardi di Lampugnano, un palazzetto che è un pezzo di storia della città, straordinari concerti, partite di basket, l'area feste dell'unità storica. Allora, c'è già stato un primo importante intervento di messa in sicurezza del palazzetto e di sgombero da un'occupazione. Nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, ci sarà la presenza dei commissari del Comitato Olimpico Internazionale che lo andranno a visitare. Nel caso in cui Milano dovesse vincere la candidatura a ospitare le Olimpiadi, diventerà il nuovo palazzetto di ghiaccio della città. Quindi davvero un grandissimo progetto, un progetto che il sindaco Beppe Sala ha deciso di mantenere sia nel caso di vittoria, ma anche nel caso in cui, ci auguriamo tutti di no, Milano non si guadagni di diventare sede delle prossime Olimpiadi invernali, e quindi ci sarà comunque la costruzione di un nuovo palazzetto dello sport. Prendendo questo punto di riferimento, ti chiedo a questo punto anche qual è la situazione del palazzetto di Piazza Stuparic. Piazza Stupari c'è l'ex Palalido. Il Palalido è stato interessato da lavori, sono stati lavori molto lenti, questa volta non per colpa di qualcuno, ma per colpa del ritrovamento di amianto durante i lavori di ristrutturazione. Però posso dire con grande piacere che prima dell'estate verrà tagliato il nastro e Oh. verrà restituito alla città il nuovo Palalido, che ospiterà finalmente manifestazioni sportive e concerti in una veste totalmente rinnovata. Sai già anche quanti posti potrà I avere? posti adesso non ricordo con precisione, quindi non vorrei essere errato. Si è ampliato rispetto a prima e è omologato per la Serie A della pallavolo, e quindi è sicuramente, cioè, sarà un palazzetto di grande pregio. È in una posizione, tra l'altro, adesso molto strategica rispetto che in passato due linee della metropolitana arrivano, quindi sia la linea lilla che la linea rossa. La linea 90-91, l'autobus 68, a pochi passi dal grande parcheggio di snodo della TM di Lampugnano, quindi È un piccolo centro diventerà nevralgico del assolutamente. nord-ovest. Va bene, a parte questo interrogatorio, no? Sì. L'interrogatorio è finito. Volevo più entrare in una considerazione tua personale, no? Comunque 35 anni, da quanti anni è che ti occupi o comunque hai strizzato Dal l'occhio di... 2011 sono presidente della allora zona 8 e dal 2016 di municipio. Faccio politica da quando ho 14 anni. Mamma mia, quindi fin da subito si può Sì, ben dire, no? Allora cominciamo un po' dall'inizio di del pensiero liceo. critico. Esatto. E qual è stato il tuo percorso? Il mio percorso è molto semplice, ho fatto parte dei collettivi studenteschi. All'età di 14 anni mi sono iscritto alla sinistra giovanile, movimento a cui ho aderito per tanto tempo. Poi dopo ho aderito e sposato con grande entusiasmo la candidatura di Giuliano Pisapia. Ho partecipato alla costruzione dei comitati per Giuliano Pisapia, sindaco di Milano. Sono stato candidato con Sinistra Ecologia e Libertà e da lì ho iniziato il mio percorso amministrativo con questa veste. E se ti dovessi chiedere quali sono facciamo i tre ideali che ti spingono, che ogni mattina, no, tu ti alzi e tu hai questi ideali per cui devo andare avanti. Sono la solidarietà, la giustizia sociale, cioè quindi la lotta alle ingiustizie e alle disuguaglianze, e terzo, che è il più importante di tutti, che è la libertà, le libertà individuali, le libertà personali. Devo dire che hai
messo fuori delle parole che sono forse un po' troppo dimenticate, no? Nell'ultimo periodo storico, ed è sempre bene Ricordarle, sì. sottolinearle, esatto. Siamo quasi in chiusura. Io per ogni intervista che faccio, alla fine faccio vedere, mostro tre foto, no? Di tre personaggi e chiedo ai miei ospiti di poterle commentare. E quindi chiederei alla regia se mi può mandare la prima fotografia. Eccolo qua, io non so se è possibile vederlo, è possibile vederlo solo di là, però non so se il Ah, nostro spettatore... lo vedo, lo vedo, lo vedo. Ok. Ne stavamo appunto parlando prima, no? Allora, che cosa è successo ultimamente? Che Pisapia, dopo tanti anni, dopo 2 anni, è tornato a farsi sentire ed è pronto a candidarsi a questo punto per le Io sono pronto a sostenerlo, europee. Ecco, chiaramente. la mia domanda era proprio questa, no? Che effetto le fa, no? Ritrovare comunque una persona che ha amministrato bene Milano, no? Negli ultimi 5 anni e togliendola di fatto di mano ad una destra che era abbastanza imbattibile fino a quel punto. Assolutamente. Beh, allora io diciamo che la mia stima, e l'affetto anche per l'avvocato Pisapia, ex sindaco, è altissima. Credo davvero che se, insomma, ha segnato con il 2011 l'apertura di una nuova stagione per questa città, e questo, chi ha buona fede, secondo me, non può non mostrare quella che è l'evidenza, cioè di una città che è ripartita, che è stata rilanciata sotto tanti punti di vista. Oggi mette in campo la sua competenza, la sua esperienza per smuovere una situazione un po' ingessata del centro-sinistra italiano. La sua voce così autorevole, secondo me sarà importante anche per il Parlamento europeo. Io da Milano, nel mio piccolo, sarò sicuramente al suo fianco di nuovo. Ecco, parlavi appunto della situazione del centro-sinistra italiano e mi hai fatto un altro assist per la seconda foto, che invece è il nuovo segretario del Partito Nicola Democratico, Zingaretti. no? Zingaretti. Sentendo un po' le sue prime interviste, no? Questa apertura che lui fa nei confronti di tutte le forze del centro-sinistra, per un'unione che forse è stato uno dei problemi, no? Degli ultimi anni del centro-sinistra, una forza talmente tanto frastagliata che alla fine non riesce a vincere. Se tu fossi in questo momento leader pensiamo a un possibile, ok, senza togliere nulla a Civati, e Zingaretti ti dicesse: vieni con me, torniamo insieme, facciamo una coalizione, che risposta darei? Credo che oggi la dispersione delle energie in una battaglia così importante come quella per le elezioni europee sia è un errore, quindi auspico anch'io un'unione di tutte le forze democratiche progressiste, quindi direi di sì. Quindi al di là poi delle differenze che ci possono essere, A differenza perché delle sfumature negli ultimi normali. anni, al di là di Milano, dove c'è stato secondo me una coerenza, no? Seppur Sala e Pisapia sono due figure diverse tra Diverse. loro, no? Però a livello nazionale ovviamente la sinistra, quella più sinistra, si è molto allontanata dagli ultimi partiti democratici, diciamo, no? E che cosa cambia in Zingaretti? Beh, allora, Zingaretti porta intanto un esempio diverso rispetto a quello degli altri segretari del Partito Democratico. È un amministratore, un buon amministratore. Ha governato e battuto la destra e il Movimento 5 Stelle 2 volte, governa il Lazio con un'alleanza larga, plurale, vicepresidente, molti non lo sanno, della Regione Lazio, è il vicepresidente assessore Smeriglio, viene da una tradizione che sarebbe chiamata Milano Arancione, è una sorta di Pisapia, non è iscritto al Partito Democratico, eppure vicepresidente di regione. È una coalizione larga, un campo aperto. E io auspico, insomma, quello che è l'esperienza del buon governo del Lazio, che ha appena rivinto, quello che è il buon governo della città di Milano, possa essere d'esempio l'humus per far nascere un nuovo centro-sinistra. Secondo me, io do fiducia a Zingaretti. Va bene, abbiamo finito di parlare di politica Sì?
E tu prima mi hai detto nel fuori onda che sei un noto appassionato di calcio e di Sì. Inter. Purtroppo anch'io sono un appassionato di Inter, Sì, quindi sappiamo che. momentaccio. E allora la terza foto non può che essere lui, Ci fa soffrire, ci fa l'oggetto Mauro soffrire Icardi, l'ex Maurito. capitano Sì. dell'Inter. Ecco, da fuori, no? Un commento sulla situazione Icardi. No, guardate, veramente per piacere, non fatemela fare perché davvero è impietoso. Cioè, già c'ho mal di schiena e quindi l'Inter mi fa veramente soffrire. Sto pensando una cosa sull'Inter, da che col prossimo anno, cioè con la prossima stagione, sono 10 anni dal triplete. Ecco, questo mi fa veramente venire una malinconia. Pensate che sono Piangere già il cuore. passati 10 anni. Dal triplete mi fa veramente malinconia. Guardiamo al futuro, guardiamo al futuro e vorrei vedere, sto guardando lì la foto, un pochino più di affezione alla maglia, ecco, un pochino più di affezione alla maglia e ai colori nero-azzurri. Sarebbe impensabile, se tu sei tifoso dell'Inter come me, un Zanetti o un Bergomi comportarsi così con la fascia da Sono d'accordo, capitano. sono d'accordo. Ecco, io vorrei un pochino di quell'affetto, di quella forza, di quel carisma dai nuovi giocatori dell'Inter. Poi io sull'Inter mi scaldo sempre, mi scaldo subito. Direi che è normalissimo. Va bene, direi che possiamo concludere qui la nostra intervista. Grazie a voi. Ti ringrazio per essere stato qui con noi, in bocca al lupo per le europee Crepi, comunque, crepi, crepi. e grazie a tutti per essere stati qui con noi. Io vi ricordo che proseguiremo con le serate di Goodnight Milano mercoledì sera e domani invece con la programmazione solita di Milano News. Buona serata. Grazie.